Padre Pio nella mia vita. Puntata speciale quest'oggi proprio perché avremo l'occasione di ascoltare chi Padre Pio eh, lo ha conosciuto e ha avuto ehm, un incontro particolare che le ha un po' segnato eh, la vita. Parliamo di Giuseppe Cacciopoli, ovvero il dottor Cacciopoli, psichiatra ehm, eh, Ora vive in, negli Stati Uniti, ma ha voluto raccontarci la sua storia, una storia particolare, anche perché c'è stato quasi un piccolo scontro eh, con San Pio da Pietrelcina. Ma per conoscere eh, come sono andati realmente i fatti, proprio lui ci racconta quello che è accaduto. Non voglio anticiparvi nulla in questa intervista di Stefano Campanella che ascolteremo in più puntate. Il primo incontro con padre Pio e fu, fu nell'agosto del 1910 quando io feci dieci anni, era il mio compleanno. E tre figli. In che anno? 1950. Agosto, 1950. Agosto, tre figli spirituali di padre Pio, di Castellammare: Nino Milano, Giovanni Celotto e Raffaele Esposito. Chiesero a mia madre se potevo andare con loro. Era una ragione di carattere economico, avevano bisogno di altri soldi per la benzina, non tenevano i soldi per la benzina. E così mia mamma, dato che le mie compleanno, disse di sì. E così mi, mi, mi si in macchina con loro e andavano il, il soldo itinerario, partendo verso le nove di sera per arrivare in tempo alla messa. Di mattina e così arrivavamo alla messa nel, in macchina allora mi avevano detto di qualcosa di paterbia specialmente del, delle sangue delle pianghe è una cosa di cui avevo paura di vedere sangue e cose così dopo la messa stavamo in un corridoio che era appena appena illuminato in due file inginocchiati e io lo vidi da lontano e poi abbassai la testa per paura che magari vedeva sangue o qualche cosa. E lui passò, passò, passò e si faceva baciare la mano dalla gente. Quando arrivò vicino a me, io non mi mosso, io non, non tenevo neanche il coraggio di baciare la mano. Ma lui mi prese per la spalla e, e mi sollevò. E mi, mi abbracciò e mi baciò sulle guance. E basta, sorrise e non disse niente da quel momento in poi è cominciata un'affezione speciale e quindi io facevo dire che cercavo tutte le occasioni nel corso dell'anno di andare e quindi nell'estate cercavo di andare due o tre volte quando potevo nelle vacanze di Natale ogni volta che si chiamava, ci dicevano che c'era vacanza cercavo il modo di venire qua e poi era difficile di la situazione che, che era ancora vivo, non si poteva dire prodigi, non si poteva dire miracoli, non si poteva dire niente, altrimenti si rischiava di essere scomunicati o qualcosa del genere. Io cercavo di tenere nel cuore questi sentimenti e di non esprimerli, anche di fronte alla negatività degli altri che mi circondavano. Eh, 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 io entrai in seminario in quell'anno dopo le vacanze di Natale, mi ricordo che entrai in seminario il 2 gennaio perché prima non c'era un posto e così continuai a fare la quinta elementare nel seminario di Oscessano, di Castellamare di Stabia dove, dove risiedevo. Incominciò insomma, la mia vita di, di seminario e due anni dopo, nel 52 ci fu la vestizione. E a quel tempo la vestizione consisteva che uno era vestito, sembrava più un vescovo che un sacerdote, perché aveva tutto rosso qua, rosso qua, la fascia rossa. E allora e mi ricordo che una delle tante volte che venni qua, eh, noi incontravamo frequentemente sul sagrato le, le donne, a quel tempo c'era Mary Pyle, c'era Clonice Morcalde, c'erano diverse altre, Telfner, e, e si parlava del Piedmino, loro dicevano le loro cose. E mi ricordo che eh, Mary Pyle cise a, 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 al Signore che... Che mi portava qua, Giovanni Celotto, chiese: Ma quello che è? Quello è troppo giovane per essere un vescovo. E lui rispose: Ma quello c'ha solo 12 anni, quello è un seminarista. E allora Vali cominciò a parlare con me, del più e del meno. E, e poi, ogni volta che mi vedeva, ogni volta, perché noi andavamo alla messa, sul sagrato la vedevamo sempre, noi, e le diceva, diceva: Peppino, tu. Non, sembri un vescovo, ma non sei un vescovo, tu sei un seminarista. Quella era una cosa nuova per lei pure, perché veniva dall'America e non ci capiva niente. Io entrai nel seminario, io mi ricordo che dall'età di cinque anni mi alzavo ogni mattina alle 5 e mia mamma mi faceva un... Mi insegnava, praticamente quando io iniziai a scuola già sapevo leggere e scrivere. Comunque mi insegnava queste cose e verso le sei e mezza ogni mattina andavo alla chiesa, ma alla chiesa, io appartenevo alla parrocchia della cattedrale. Quindi andavo in cattedrale e c'era un bel gruppo di chierichetti che ci vedevamo a, a sentire la messa e poi stavamo col parroco prima dell'orario di andare a scuola e quindi è stata una cosa naturale diciamo spontanea eh, non lo so non ci ho pensato due volte di andare in seminario e seguire questa vocazione ma stranamente ho oh, eh, separare le due cose tra me, tra Padre Pio e la vocazione. Invece questo signore che mi accompagnava, Giovanni Celotto, esisteva, cedi a Padre Pio che ti aiuti a diventare un santo. Società. Va bene? E dice, Padre Pio, aiutatemi a diventare... No, 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 tu non ti affa fatto E io rimasi così male ti portai e quel signore mi diceva insisti e padre di nuovo no no non, quello non è cosa per te non ti fa e così sono andato avanti negli anni che sono stato vicino a lui fino a 22 anni diventava sacerdote in tutti quei anni era sempre negativo e diceva sempre di no finalmente pochi mesi prima dell'ordinazione io ebbi una dispensa di, di 13, mesi, credo, sì, 13 mesi, perché avevo 22 anni e 11 mesi e uno doveva essere per la donazione 24 anni. E così la dispensa, tra l'altro, la dovete cedere a due papi, perché il, un papa che era Pio XII, no, Pio XII morì nel mese di giugno. Disse, quindi la sua dispensa che aveva ricevuto da lui era invalida, quindi dovete aspettare che facessero il nuovo Papa. lo fecero e così ebbe due dispense. E queste dispensa, ed ebbe anche l'approvazione di Padre Pio. Che Padre Pio dice e si vuo, si vuo tu, è va buono. Ma te ne ha mangiato fuori pane. Disse Padre Pio. Che sì, poi non ho capito che significa. Comunque nel corso degli anni certamente ho mangiato tanto pane. Sì. E così lui mi stava così vicino, mi seguiva, ma lui aveva le sue idee, e quelle erano, non cambiavano. E infatti poi eh, ha lasciato la, la Sì, e poi prima quando diventai sacerdote, eh, padre Clé, eh, il superiore, di, Carmelo. padre Carmelo, da San Giovanni in Gauda, disse: se, se tu vuoi avere il telegramma di, di padre Pio, io te lo faccio avere. però tu manda la partecipazione e io chiederò a lui che cosa devo scrivere, perché allora lui, padre Pio, non poteva fare ancora, non poteva fare diretta corrispondenza con i figli spirituali. E allora arrivò la partecipazione, padre Carmelo andò a domandare, e io credevo che mi dicesse, auguro fecondo, apostolato, sa, le, la standard, fra, invece lui disse, stava scritto, padre Pio augura felicità e bene, firmato padre superiore, e io quando ebbi quel telegramma, ancora perplesso, ma, ma perché no? non, non, non mi ha detto quella frase? E adesso, dopo 50 anni, devo dire che lui aveva ragione, perché in tutti questi anni io ho avuto felicità e bene, che io mi meraviglio come mai, che io non sapevo inglese quando sono andato a finire in America e così, è, così è, è esperto in psichiatria, è così esperto che io ho visto quasi 50.000 pazienti nel corso di, di, di 40 anni e tutti questi pazienti mi, mi hanno fatto capire, mi hanno fatto avvicinare a, a capire il soprannaturale. Perché tutti questi malati di mente che dicono cose strane, vedono e sentono cose strane, non è colpa loro, erano, era, era come, lo so, come dei privilegiati da Dio. quelli hanno una, una la mente fra, frammentata. E, e quella è così, come, come una cosa che così da terra è andata in mille pezzi. E così era la loro mente. E il mio compito era mettere un po' tutto insieme e cercare di far ragionare, di essere più razionali e, e di, di capire insomma, che cos'è la verità. E io sono, eh, sono stato straordinariamente contento della mia vita di psichiatra perché io non mi ricordo di un paziente che non ha migliorato perché questa è una cosa strana che ho oh, di un paziente. Tanti medici si lamentano di essere stati picchiati, assaltati dai, dai pazienti. A me non è mai successo. Ma a me non è mai successo. Io ho cercato sempre di dire la verità, Io tante volte. Ho detto: Senti, la tua mente non funziona bene. Il tuo ragionamento è frammentato, quello che dici non ha senso. E tanti dicevano noi tu non capisci niente. Poi dopo sei mesi venivano. Dopo un anno vengono, tu avevi ragione, il dottor Lei aveva ragione, era come diceva lei. Ho sentito la vicinanza di Padre Pio sempre, è stata una cosa straordinaria. Ma. E poi non c'era neanche bisogno di pregare in, in modo formale, non c'era mai bisogno. Tante volte io mi venivo in mente, che questo caso è così difficile, tutti quanti, te altri medici dicono, non ci capisco niente. E sentivo come un impulso a prendere una direzione invece di un'altra, perché in questo mestiere... Di psichiatra, la cosa più importante alla fine è la diagnosi, è quello di capire che cosa non va in una mente e poi dopo viene un trattamento adeguato. Ma tanti medici che non capivano e davano medicine che può servire, ma i, i pazienti non stavano meglio. Poi io mi sono specializzato in psichiatria dei bambini. E allora ho, avuto, ho visto tanta sofferenza, non tanto nei bambini quanto nei genitori, perché i genitori è difficile accettare che il loro figlio era schizofrenico, che era una malattia cronica e che non se ne va se tu non dai terapie adeguate. E quindi questa è una sofferenza. E mi ricordo che questi bambini, quando io dicevo, questo ragazzo, anche a 5 anni, 4 anni, questo è scritto, i genitori dicevano, ma lei non capisce niente, andiamo da un altro. E venivano, tornavano dopo sei mesi, dopo un anno. Dottore, voi avete ragione, mio figlio è andato di, di male in peggio voi solo si potete aiutare è là che vedeva che il padre P, che dice, dava il coraggio di dire la parola giusta e quindi è stata una gioia anche se è stato lontano diciamo, dagli, dai comuni standard è stata una gioia fare del bene in un modo non come volevo io alla fine era come voleva lui credo